tutti amici e ben ritrovati alle cantine di Platone. Siamo pronti a trascorrere insieme questa nuova settimana che si sta aprendo questa sera insieme a voi e lo facciamo in compagnia di una scrittrice che ci è venuta a trovare da molto lontano. Sto parlando di una scrittrice pluripremiata, impegnatissima su più fronti, scrive per il teatro, ha scritto cortometraggi, insegna ai suoi ragazzi lettere e storia e ha una grandissima passione per la scrittura. Infatti in queste serate vi racconteremo parecchie sue opere e cominceremo proprio dall'ultima fatica, la più recente, Oltre i limiti della ragione. Diamo il benvenuto a Daniela Fava. Buonasera Daniela. Buonasera. Dico venuta da molto lontano perché tu nasci a Torino però poi vai a vivere in Sicilia, sì, e quindi sì, per essere qui con noi hai fatto un lungo viaggio. Un bel viaggio per raggiungervi, però sono molto contenta e vi ringrazio per questa esperienza che sarà sicuramente piacevole, molto bella e arricchente. E ringrazio anche chi ha fatto da tramite, Ornella Fiorentini, sì, una scrittrice di Ravenna che abbiamo già avuto modo di conoscere nel passato. E sì, quindi sì, grazie anche ad Ornella Fiorentini che così ci permette di questi agganci con nuovi scrittori e nuovi personaggi. Ecco, dicevo, impegnatissima su più fronti, però la passione per la scrittura la più forte. Come nasce, quando nasce? La passione per la scrittura nasce da quando ero proprio ragazzina. Ricordo ero alle scuole medie inferiori e all'epoca si usavano i fotoromanzi, ricordi? Certo. Fotoromanzi e emulavo un po' queste storie che leggevo. Allora scrivevo delle piccole storielle così. Mancavano solo le foto e poi li davo ai miei compagni di classe, alle mie compagne di classe. Poi comunque col tempo, così ecco, ho finito, insomma, ho concluso questa fase e mi sono dedicata invece alla poesia. Ma poesie che non ho mai pubblicato, tranne nei giornali locali della mia città, di Ispica, per poi dedicarmi invece a pieno ritmo invece alla stesura di romanzi. Il primo romanzo, infatti, con Storia di un amore infelice, nasce nel 2003, cioè è stato pubblicato nel 2003 con la casa editrice Firenze Libri, però è stato scritto prima, durante gli anni universitari, quando ero all'università, e l'ho pubblicato successivamente. Poi nel 2006 è nato il secondo romanzo, Le radici dell'amore. E nel 2010 l'altro romanzo che è stato premiato e anche adesso sabato riceverò un altro premio, il premio San Marco Città di Venezia, sono arrivata seconda, sì, con L'inferno nel cuore, l'ho pubblicato nel 2010 e adesso L'ultima fatica, Oltre i limiti della ragione, che sarà presentato alla mia città ad Ispica giorno 22 aprile. E quindi adesso sono qui a parlare di questo ultimo romanzo. Ecco, questa ultima fatica che ha comunque al suo interno degli elementi caratterizzanti che si possono, sì, ritrovare anche nelle altre opere. Sto parlando dell'amore e dell'amata Sicilia, quindi c'è anche sempre tanto della tua terra in, sì, quello, sì, che scrivi. Tantissimo, sì, tutti e quattro i miei romanzi parlano della mia terra, in particolare il primo e il secondo, anche il terzo. Magari, ecco, l'ultimo, Oltre ai limiti della ragione, c'è un eco un po', ecco, più distante, più lontano, però i personaggi protagonisti provengono dalla Sicilia, si distaccano per varie vicissitudini, per delle problematiche, ma soprattutto per abbracciare il grande sogno che è quello di diventare degli attori. E quindi c'è un po', ecco, di me in questo senso, perché sì, c'è perché la passione per il teatro. C'è il teatro, sì. C'è il teatro, io faccio teatro da ragazza, da quando avevo 17 anni, ancora coltivo questa passione insieme alla mia compagnia teatrale, Nuovo Teatro Popolare di Ispica. Saluto la mia regista, se mi sta ascoltando, se mi sta vedendo, Fiorenza Cirmi, e ovviamente tutti i soci del Nuovo Teatro Popolare, il presidente Peppe Canto. Ecco, una storia che ha anche il teatro al suo interno, ma anche
un amore molto particolare, molto struggente, perché poi la protagonista Ortensia vive una situazione drammatica, direi. Drammatica, sì, è un dramma ovviamente che si porta dietro da quando era piccolina, da quando viveva in Sicilia con la sua famiglia. Ha un padre anaffettivo che la stessa definisce anaffettivo quando si trova davanti al giudice in tribunale perché è condannata per un omicidio, l'omicidio del suo amato Andrea. Perché ecco, si arriva ad uccidere la persona che si ama oppure alla quale si è dato tanto? Si arriva ad uccidere, appunto, c'è tutto un complesso, diciamo, così ecco, esistenziale, drammatico, che deriva comunque dalla famiglia, una famiglia che è instabile con gli affetti, un padre anaffettivo, un padre che troppo geloso, anche con la moglie, nei confronti della moglie, tanto è vero che la spinge al suicidio, la madre è un'alcolizzata, alla fine si ucciderà gettandosi da un dirupo della sua città, e quindi questo evento Ortensia lo porterà sempre dentro di sé. La segna per sempre, quindi ha questa conflittualità con i suoi sentimenti, non riesce quindi ad essere, a vivere un sentimento equilibrato, pacifico, anche con Fabrizio, il fidanzato, suicida per amore, e troviamo infatti questa eco shakespeariana in tutto il romanzo, sin dall'inizio, per concludersi con questa tragedia, perché oltre i limiti della ragione è una tragedia moderna, e infatti trae spunto dalla realtà di tutti i giorni. Quante volte in televisione apprendiamo queste notizie, la moglie uccide il marito per gelosia, oppure il marito uccide la moglie per gelosia. È una cronaca quasi all'ordine del giorno, sì. Perfetto, sì sì. Ecco, a questo punto noi ci interrompiamo un attimo e mentre sorseggiamo il caffè che ci offrono le cantine di Platone, ascoltiamo un po' di musica con Dagmar e Valentina. Lavorare ora è tardi, a rincasare vuoi,
io sto bene in questo posto. No, che non vorrei, dopo corro e faccio presto. Ma che sciocca sei, ma che sciocca sei, a parlare di rughe, a parlare di vecchie streghe. E meno bella certo non sarai. E siccome è facile incontrarsi anche in una grande città, e tu sai che io potrei purtroppo, anzi spero, non essere più sola. Cerca di evitare tutti i posti che frequento e che conosci anche tu. Eccoci di ritorno e siamo pronti anche questa sera per darvi la buonanotte sulle parole della stessa autrice. Quindi Daniela, che cosa ci leggerai stasera? Leggerò direttamente l'incipit del romanzo, già così ci introduce in questa atmosfera teatrale con Romeo e Giulietta di Shakespeare. Ecco, ricordiamolo, poi tratteremo di quest'opera più a fondo anche nell'ultima puntata di questa settimana. Prego. Ancora oggi, nelle notti di tempesta, quando il cielo romano sembra far rabbrividire con i suoi colori tetri, squarciato dalla luce fulminea dei lampi e dal fragore dei tuoni, nonostante lo scorrere imperturbabile del tempo, si è soliti udire un lamento di donna passando nei pressi del carcere che ospitò Ortensia, quando, dell'attrice che fu, ne era rimasto solo il ricordo. Era simile ad un declamare triste di versi provenienti da quella che era stata la sua cella, ora rimasta vuota per paura di quelle strane e misteriose voci. Era sabato 10 febbraio 2003, ore 19. Il sipario si era aperto e i personaggi erano entrati sul palco. Davanti una platea piena attendeva con sguardi attenti l'inizio della rappresentazione. La serata si annunciava piacevole e la visuale era ottima in ogni posto a sedere nel grande teatro. Come per ogni prima, anche quella sera si respirava un'atmosfera di attesa e le signore erano accompagnate dai rispettivi mariti, dai fidanzati o dagli amanti, tutte in gingheri, nei lunghi abiti scuri e con le collane dorate al collo, emozionatissime e con gli occhi luccicanti dal vedere da lì a poco la loro storia preferita, Romeo e Giulietta. A sorprendere ancora di più la platea a sipario aperto, oltre al prologo, erano la bella scenografia verosimigliante alla piazza di Verona e i costumi addosso agli attori. Da fondo intanto era entrato in scena l'attesissimo Romeo. Sembrava quasi che quel ruolo fosse stato modellato a misura per Fabrizio. Era perfetto nell'andamento dei passi, consapevole della sua interpretazione, emotivamente calato nella parte, capace di saper trasmettere in maniera encomiabile ogni emozione che nasceva nell'animo del personaggio, triste per le sue pene d'amore e preso in giro da Mercuzio. Arrivò poi il riuscitissimo ingresso della fanciulla tanto desiderata dal pubblico di quella sera, Giulietta. Erano veramente impressionanti il realismo degli effetti scenici e la passione sul palco che per un attimo sembrarono essere veri, lo stupore e lo scombussolamento dei sensi all'incontro di Romeo con Giulietta, la passione travolgente dei due giovani innamorati e i baci infuocati da fare palpitare d'emozione i cuori degli spettatori. Ma ancora più trepidanti erano in quel momento i due giovani attori. Fabrizio riusciva a far scorrere sul suo viso il sentimento di dolore per l'uccisione di Tebaldo e ciò che ne era conseguito al suo gesto. La gente intravedere la rabbia e il profondissimo abbattimento provati da Romeo nell'istante in cui lasciò Giulietta, dopo essersi amati durante una sola ed unica notte, per non parlare del grandissimo dolore sentito nel crederla morta, fino ad infliggersi egli stesso la morte.
non meno emozionante l'interpretazione di Ortensia, sulle cui labbra ogni sorriso, ogni grido disperato, ogni manifestazione d'afflizione o di gioia aveva lasciato un segno incancellabile nel cuore degli spettatori, i quali, trattenendo il fiato tra una scena e l'altra, sciolsero la commozione nella tensione solo al momento degli applausi finali. È sempre un'emozione vedere Romeo e Giulietta. Già, ma ancora più emozionante è stata l'interpretazione di questi due giovani attori, Fabrizio e Ortensia. Un'ottima recitazione, direi. Sembravano sul serio due innamorati, commentava la gente dopo aver lasciato il teatro. E tra gli spettatori, uno in particolare era rimasto affascinato, oltre che dall'interpretazione, anche e soprattutto dall'incantevole bellezza dell'attrice. Dobbiamo fermarci qua, Daniela. Ah. Mi dispiace, ma il tempo è tiranno, si è concluso, ma avremo modo di riprendere l'opera anche nelle prossime serate, quindi noi vi diamo la buonanotte, vi aspettiamo qui domani sera alle Cantine di Platone, sempre in compagnia di Daniela Fava e delle sue opere. Buonanotte. Buonanotte.